Lo sguardo all'interno. Ti presento questa serie di meditazioni guidate, che è anche uno spunto di riflessione su un tema che ci riguarda tutti, ed è: dove va il nostro sguardo? Nella vita di tutti i giorni, in genere, il nostro sguardo va al di fuori, alle persone, agli avvenimenti, alla professione, alla famiglia, alle relazioni. Quasi mai il nostro sguardo è rivolto dentro di noi, al nostro interno. Sì, noi consideriamo spesso le emozioni, le percezioni, quello che sentiamo, quello che viviamo dentro di noi. E lo diciamo anche: mi sento così, mi sento in quel modo, ho questo sentimento, oppure sono arrabbiato, sono dispiaciuto, sono malinconico, ma in realtà è molto raro che noi trascorriamo del tempo dentro di noi. La maggior parte delle volte le esperienze interiori di cui parliamo sono quelle che, per così dire, rompono la corazza dei nostri controlli, delle pressioni che abbiamo all'interno, di quel cemento che talvolta abbiamo costruito per reprimere i nostri sentimenti o gli eventi che ci hanno traumatizzato, ferito, spiazzato, congelato. Ed ecco che il nostro mondo interiore non si riduce ad altro che a una serie di raggi, come dei raggi di luce che fuoriescono dal nostro nucleo e cercano di infrangere quella barriera prodotta dalle nostre abitudini, dal tempo frenetico in cui viviamo o semplicemente dal controllo che esercitiamo su noi stessi, sulle nostre passioni, sui nostri istinti, su ciò che proviamo realmente. Ma cosa accade se improvvisamente un giorno rivolgiamo l'attenzione all'interno? Cosa accade se il nostro sguardo torna indietro e si rivolge a ciò che abbiamo all'interno di noi? Scopriamo tutto un mondo, scopriamo la persona più importante della nostra vita, che è noi stessi. Certamente lo sguardo non si può rivolgere contemporaneamente al di dentro e al di fuori. Allora bisogna prendersi uno spazio per incontrarsi, uno spazio per cambiare sguardo, uno spazio per andare al di là delle apparenze, delle cose mutevoli del mondo, delle cose, degli oggetti, delle relazioni. Ed è qualcosa in cui voglio guidarti con queste meditazioni e con questa prima meditazione con la quale noi adesso stiamo per cominciare. Questo incontro con te stessa o con te stesso, tu puoi viverlo ogni giorno, anche più volte al giorno. E la strada che adesso intraprenderemo, quella in cui ti guiderò, puoi ritrovarla in te tutte le volte che ti fa piacere, tutte le volte che ne hai bisogno, o semplicemente quando hai voglia di staccarti per un momento dal mondo esterno e rifugiarti in una quiete diversa che ti aspetta sempre al tuo interno. E adesso trova un luogo sereno in cui nessuno ti disturbi. Prenditi il giusto tempo. Lascia che tutto ciò che non ti riguarda o che ti può perturbare rimanga al di fuori. Ci prenderemo solo pochi minuti per noi stessi. Ora trova una posizione comoda, una posizione in cui tu possa rilassarti. Fai un profondo respiro e chiudi gli occhi. Immagina di rivolgere il tuo sguardo all'interno. Inizia con 3 profondi respiri che riempiano completamente i polmoni, che facciano sollevare il tuo sterno, che sollevino la testa come se fosse tirata da un filo invisibile verso l'alto. E dopo questi 3 respiri profondi, torna al flusso naturale del respiro.
Porta la tua attenzione all'interno. Lascia che il tuo respiro si mostri nella sua bellissima struttura. Il respiro è composto da due movimenti. Un movimento va verso l'interno, quello inalante. Un movimento va verso l'esterno, quello esalante. Nel punto di incontro fra questi due movimenti c'è un vuoto, un momento di assoluto, una quiete profonda. Rivolgi il tuo sguardo interiore a questo momento di pausa fra i due movimenti. Lascia che la tua mente riposi, che il tuo corpo si rilassi, che il tuo respiro scorra naturale, ampio. E ora rivolgi l'attenzione al tuo meraviglioso mondo interiore. In ogni istante, questo tuo fantastico paesaggio interiore cambia, come un acquerello, come un dipinto. In questo momento, qui e ora, cosa c'è all'interno? Osserva il tuo corpo. Quali parti si fanno percepire più di altre? In quali zone senti calore, pressione? In quali c'è movimento o contrazione? E come sono i tuoi sentimenti in questo momento? C'è quiete? C'è tranquillità? O vi sono delle questioni che ti fanno restringere in te, che ti fanno contrarre? Ci sono situazioni che ti preoccupano o che ti innervosiscono? O ancora qualcosa che ti rattrista? O qualcos'altro che invece desta in te sorpresa, gioia? Qualunque sia il sentimento, l'emozione che stai provando in questo momento, osservali. Osservali e prendi coscienza che il tuo osservare il mondo interiore cambia molte cose. La contrazione, ad esempio, inizia ad allentarsi. E qualunque sentimento tu possa mettere a fuoco e nominare attraverso una definizione, qualunque sentimento cambia nel corso dei secondi, dei minuti, perché niente è fisso delle cose umane, niente della nostra anima rimane uguale a se stesso, poiché tutto scorre nel nostro paesaggio interiore. I colori cambiano, le prospettive si ampliano, gli spazi si semplificano, c'è tanta luce, una luce improvvisa dentro la nostra anima può rischiarare anche la notte più cupa. Prenditi ancora qualche secondo per osservare nei dettagli il tuo straordinario e unico paesaggio interiore. Tra poco torneremo indietro da questo viaggio all'interno. C'è una tradizione in India, una tradizione di grandi maestri. Essi ci insegnano che uno sguardo interno è sempre attivo sulla nostra anima. I grandi maestri dell'India hanno sempre uno dei due occhi
rivolto all'interno. Così potrai fare anche tu. E anche tu potrai mantenere un occhio sempre aperto sull'interno, anche se l'altro occhio guarderà verso fuori. In questo modo ricorderai che esistono sempre due realtà, una interiore e l'altra esteriore, e che la realtà esteriore, se te ne accorgi in profondità, non è che un riflesso, un'emanazione di ciò che accade all'interno. Fai ancora qualche profondo respiro e quando senti che è il momento giusto, dolcemente riapri gli occhi.